L'idea di Vertical Life è nata 10 anni fa con la fondazione di un'associazione sportiva da parte di un gruppo di amici che con passione hanno deciso di fare imprese insieme. Avendo fatto rete sul territorio, oggi siamo un tour operator outdoor a 360 gradi. La Camera di Commercio di Torino è stata una piacevole sorpresa perché ci ha permesso di entrare in contatto con professionisti in modo gratuito e soprattutto avere la possibilità di entrare in contatto anche con altre imprese come la nostra. Business plan è certamente uno strumento utile per pianificare il futuro di un'azienda. Ci ha aiutato ad organizzare molto meglio le tante idee che avevamo e avere obiettivi di medio e lungo termine molto più definiti. Aprire un tour operator online necessita di un budget minimo tra i 5 e i 10 mila euro per le spese di avvio, e dopodiché tantissimo tempo da dedicare, non sempre retribuito. Il nostro cliente tipo si identifica in chi ama la natura e gli sport all'aria aperta. Privati ed aziende ci trovano anche attraverso i canali social e ci scelgono per provare esperienze emozionanti e cariche di energia. Vediamo insieme i vari passaggi che servono per avviare questo tipo di attività. Prima di avviare un'attività di tour operator o agenzia viaggi, bisogna rivolgersi all'ente provinciale di riferimento per accertare il possesso dei requisiti professionali della persona che si occuperà della direzione tecnica e verificare che il nome scelto per l'agenzia non contenga elementi che possano confondere il cliente. La normativa di settore prevede inoltre l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi legati al viaggio. Infine, una volta scelta la forma giuridica e il regime fiscale più adatti al progetto, si può procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale assicurativa attraverso la procedura online Comunica. L'avvio vero e proprio dell'attività è invece subordinato all'invio della SCIA al comune di riferimento per l'autocertificazione dei requisiti professionali e strutturali dell'agenzia. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altre attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.